Salve a web spettatori di Nano TV, abbiamo scelto Macerata Campania, la direzione didattica diretta dalla professoressa Carmela Mascolo per dare significato a questa giornata per l'Unità d'Italia. L'evento è quello dei 150 anni per l'Unità d'Italia. Qui la professoressa Carmela Mascolo ha inaugurato stamattina il presidio della legalità, una mattinata di iniziative insieme a esponenti della Procura, del Comando dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, qui il Procuratore Lepore, il Dottor Manganiello, veramente tante personalità. E noi abbiamo scelto proprio questa scuola stamattina per mostrarvi come la scuola festeggia i 150 anni dell'Unità d'Italia. Una scuola gremita di persone e di tante personalità. 20 minuti fa è stato inaugurato il presidio della legalità, il taglio del nastro da parte della preside Carmela Marchese, la professoressa Carmela Mascolo, chiedo scusa, che insieme al sindaco di Macerata Campania ha inaugurato il presidio di legalità. Entriamo dentro la scuola per mostrarvi l'iniziativa ancora in corso. Signor Colonnello Nardone, vorrei porre questa domanda. Quali strumenti si usano per individuare fatti mafiosi e camorristici? Buongiorno. Innanzitutto grazie per il credo che per rispondere esaurientemente alla tua domanda ci vorrebbe tutto l'anno scolastico, perché purtroppo la camorra è talmente compenetrata nella società che per individuare tutti i singoli aspetti e poterla estirpare ci vorrebbe veramente tanto tempo per spiegare. Ed è un lavoro che noi, adesso non si arrabbia il professore anche con te, mi posso spostare? Sì. Ah, grazie. Accettano. Mi imbarazza un po'. Sì. Sì, ragazzi, quindi, perché io ho lasciato da pochi mesi la scuola, quindi. E stavo dicendo, individuare quali sono i rigangeli nei quali la camorra si è diffusa è un lavoro che ci impegna quotidianamente insieme ovviamente ai magistrati, insomma, quindi comunque
supportano, anzi dirigono le nostre attività sul territorio. Ed è un'attività che, ripeto, che ci impegna quotidianamente, è un'attività che è fatta di tanti aspetti, un'attività che è fatta di controllo del territorio, con le macchine che girano, che incontrano, che vedono, che relazionano quello che avviene sul territorio. È un'attività di indagine che segue i capitali che sono stati investiti, i capitali sono i soldi che questi signori hanno guadagnato con questo loro malaffare. Ed è un'attività, ripeto, che ci impegna tutti i giorni, che quotidianamente vede tanti carabinieri del comando provinciale, tutte le forze dell'ordine, impegnati in questa lotta che grazie a manifestazioni come questa, insomma, ci sentiamo veramente gratificati di portare avanti. Perché il vostro entusiasmo, io personalmente, mi ha veramente contagiato questa notte. Quindi mi sono ricaricato le batterie per continuare questa lotta che quotidianamente.